cosa? È un po' grandina. Sono il 2020. Benvenuti tutti coloro che ci hanno raggiunto durante la mattinata e che sono presenti e ci seguiranno nel corso del pomeriggio qui presso il porto di Savona, a Canottieri Savazzi, la società organizzatrice di questo evento prestigioso da ben 41 anni. Lo ricordiamo, 41esimo trofeo medaglia d'argento, Presidente della Repubblica. Abbiamo equipaggi di tutto il centro nord Italia che ci hanno raggiunto, e ringraziamo ancora, e ringraziamo tutte le istituzioni che ci hanno appoggiato per poter permettere lo svolgimento di queste gare. Sabato 25 settembre, domenica 26 settembre sono due giorni dedicati al 41esimo trofeo, medaglia d'argento Presidente della Repubblica. Quindi stiamo parlando di una gara che è arrivata alla sua 41esima edizione. Abbiamo iniziato nel 1980 un po' per scommessa e insomma si riuscì all'epoca ad avere l'appoggio della Presidenza della Repubblica proprio perché erano due giorni dedicata ai ragazzi, ai giovani, allo sport, al mare. In questi due giorni avremo gare dedicate alla festa del mare, quindi un modo un pochino più ludico, se vogliamo, di affrontare le competizioni per far conoscere anche un po' alla cittadinanza, a tutti coloro che partecipano quest'anno, le varie discipline legate al mare, discipline sportive legate al mare. Quindi non abbiamo soltanto la canoa e il kayak, che sono infatti le nostre, la nostra disciplina sportiva principale, ma avremo anche il Dragon Boat, la cosiddetta canoa cinese, dove possono essere ospitati ben 20 atleti su ogni imbarcazione, il gozzo, che in pratica è il canottaggio a sedile fisso, ma appunto tradizionalmente meglio noto come gozzo, la canoa da mare, la canoa polinesiana, insomma un po' tutte le discipline sportive legate al mare. La formula è che noi non solo facciamo un'attività in questa occasione tipo agonistico, perché vengono anche campioni italiani, vengono campioni anche degli anni mondiali, ma diamo una forma di festa. Non a caso è l'ultima gara che si fa della stagione. Quindi si ci incontra, si ci sorride, perché poi il problema delle gare troppo a livello agonistico che si hanno i musi, quello è il mio nemico, quello deve stare attento, invece qua è gioioso. Si può vedere, toccare con mano questo, ecco. Dietro tre, dietro uno. Sempre la solita atmosfera di unione, è qualcosa di emozionante sempre gareggiare qua, in casa. La sento come casa. Tutta la gente, tutti a tifare, tutti i bambini che contenti, li vedi vincere, tutti insieme, questo, dall'aria di festa. Quest'anno chiaramente veniamo da un'emergenza Covid, parecchie società hanno dovuto rinunciare, parlo delle straniere, per motivi loro diciamo interni, quindi non abbiamo una grande rappresentanza straniera. Però i nostri fedelissimi ci sono tutti, ecco, quindi Piemonte, Lombardia, Toscana, li abbiamo qua e quindi sono tanto numerosi. Società da centro nord Italia sono venute anche quest'anno e hanno partecipato numerosissime, tanto che abbiamo registrato 300 atleti circa partecipanti all'iniziativa. Non ci dimentichiamo, come dicono in inglese, the last but not the least, del trofeo Mari e Monti, che è dedicato proprio alla paracanoe. Abbiamo una medaglia della presidenza, questa volta della Camera, dedicata proprio a questa disciplina che stiamo appunto sviluppando anche all'interno della nostra società sportiva. Thank you.
Tiri Sabazia Savona, che ha vinto il più alto numero di edizioni, sono 16 se non ricordo male, e abbiamo l'Idroscalo Club di Milano, che è in assoluto la squadra più numerosa quest'anno, sono ben 60 gli atleti solo dell'Idroscalo di Milano, canottieri Verbano, canottieri Omegna, abbiamo poi tutte le società provenienti dalla Toscana, la canottieri Arno, che appunto è di Pisa, canottieri comunali di Firenze, e le società liguri. Premiamo con la medaglia di bronzo anche Colletti a Viola sul palco, Gioira Laura. La canottieri Sabazia è credo la seconda società più vecchia di Savona, è nata nel 1925, ha cambiato negli anni più sedi, la prima è stata la sede, il famoso chalet presso la chiesa di Santa Lucia, proprio sotto, e nel corso degli anni c'è stata un'introduzione nel periodo bellico, dove lo chalet smontato fu distrutto dalla prima bomba caduta su Savona, per cui si riprese poi subito nel dopoguerra presso Porticciolo della Lega Navale, e attualmente siamo appunto con la sede più appropriata, siamo nella zona. Io diciamo che sono un po'... anche io un po' memoria storica, perché ho iniziato da bambina ad appassionarmi a questo sport e poi l'ho praticato anche a livello agonistico entrando in nazionale, insomma, quindi ho avuto le mie soddisfazioni personali vincendo anche diversi campionati italiani. Mi sono dedicata poi all'allenamento. Al momento noi abbiamo oltre 70 tesserati, 70 tesserati significa 70 ragazzi dagli 8 ai più anni che fanno attività agonistica. Poi naturalmente abbiamo settore amatoriale, settore diciamo di nuovi iscritti, e quindi con i soci eccetera ci aggiriamo sui 150 complessivamente, ecco. Tantissime generazioni di savonesi sono in effetti un po' passati dalla nostra società e ne hanno un buon ricordo, questo per i feedback che ci arrivano ovviamente. La forza della Sabazia è l'attività giovanile, l'attività sociale,
che raggruppa i ragazzi con iniziative varie, oltre all'attività agonistica. Abbiamo delle iniziative tipo il campus ad Osiglia, dove d'estate li portiamo ad allenarsi in altura, 500 metri. E la forza della Sabazia sono comunque i genitori che collaborano e in occasioni quali organizzazioni e manifestazioni sono tutti presenti e ognuno da suo. Ecco. È uno sport pulito, uno sport che ci lega alla tradizione marinara. Effettivamente non sempre si è così abituati a conoscere anche la città e il nostro territorio lato mare, quando è una ricchezza incredibile che abbiamo e una tradizione che assolutamente ci teniamo che venga mantenuta. Noi facciamo la nostra parte con tutto il nostro staff, il consiglio, lo staff tecnico e tutti i volontari, perché c'è veramente tanto volontariato anche dietro la nostra attività. Il ruolo della Sabazia è quello di avvicinare i giovani al mare, cosa che a Savona non è scontata, no? Come sulle montagne è scontato che sappiano tutti sciare, sappiano tutti andare, eccetera. Da noi non è scontato, bisogna non dico andare a cercare, ma spesso, dispiace dirlo, non sanno neanche dov'è il porto, dov'è il mare. Infatti noi stiamo promuovendo nelle scuole proprio questo aspetto. Il prossimo anno inizieremo in accordo con la Rotary e le scuole cittadine un progetto chiamato Conoscere il mare, dove daremo qualche nozione semplice di quello che è il mare, quello che sono i venti, la meteorologia, eccetera. E poi li porteremo con il nostro dragone a girare tutto il porto di Savona e fargli vedere con i propri occhi la realtà, che è di tipo commerciale tra l'altro, quindi motivo anche di occasione in futuro di lavoro, ecco. Ho iniziato da quando avevo 6 anni, e grazie a mio fratello ha iniziato canoa all'età di 10 anni invece, e poi io sono 6 anni più piccola e vedendolo lo seguivo per le gare e quindi ho iniziato di lì. E all'inizio anzi ero molto spaventata dalla canoa, non volevo gareggiare, e poi invece mi ha preso e ho continuato fino a quando a 16 anni sono entrata in nazionale. E di lì poi ho iniziato a fare mondiali europei e mi hanno portato alla mia vita e al mio lavoro attuale. Sono entrata in Marina Militare grazie alla canoa e ora continuo la mia carriera lì. Oh!
andare in canoa e quindi ritrovarsi ad essere a pelo d'acqua è una sensazione molto particolare che arricchisce a livello personale e io dico sempre che almeno una volta bisogna provare nella vita. E ho visto pochissime persone poi, ecco, come dire, non essere felici dopo aver provato. Lo dico sempre a tutti coloro che insomma approcciano un po' questo sport, sia i più piccoli ma anche i più adulti, perché in verità è uno sport che va bene a tutte le età. Oggi avremo gare ad esempio per atleti che hanno 8 anni, 10, 12, fino alla categoria master, quindi assolutamente anche i più esperti possono approfittare. Ci sono imbarcazioni veramente adatte a tutte le età, a tutti i livelli, perché chiaramente non tutti siamo dei campioni mondiali, ma proprio per questo ci permette appunto di fare uno sport pulito, sano, senza dover per forza appunto essere particolarmente dotati fisicamente, ma che ci permette veramente di conoscere anche molto del nostro territorio a livello naturale, senza appunto effetti collaterali e arricchendoci insomma anche culturalmente. È uno sport meraviglioso, uno sport all'aperto, uno sport ecologico. Si ci può muovere in zone dove non si arriva normalmente, spiagge isolate, grotte nella roccia, e poi fa bene al fisico, non solo fisico ma anche alla mente, perché quando si è sulla canoa si ci rilassa, sentire questo fruscio della canoa che avanza e fende l'onda è una cosa veramente magnifica da provare, ecco, da provare. A me è sempre piaciuto stare a contatto con il mare, con l'acqua, stare all'aria aperta e comunque anche se è molto uno sport individuale è anche di squadra a volte, e trovare una squadra dietro è sempre una bella emozione, vincere insieme è sempre una grande emozione, nonostante i traguardi individuali. Le emozioni più grandi, se devo dire, sono quelle in equipaggio. È una sensazione molto piacevole e, anche se può non sembrare, succede anche qui nel porto di Savona. Si è in città, completamente in città, eppure già essere in canoa e essere appunto a pochi metri dalla riva ti permette già di avere una sensazione quasi di pace, è proprio vero. E uno dei momenti che ricordo con più emozione, quando ci allenavamo al mattino alle 6, prima di andare a scuola, perché questi erano i ritmi di allenamento, insomma, se si voleva raggiungere qualche obiettivo, ancora oggi ovviamente, e con insomma queste mattine primaverili meravigliose, con la canoa che nel silenzio più totale rompe l'acqua ed è una sensazione veramente, veramente piacevole e appagante.